benvenuti in questa nuova puntata di Rivelazioni Assai Misteriose. Oggi vi svelerò alcuni segreti super segretissimi. La parola segreto è composta da 7 lettere. 7 è un numero dispari, proprio come 3. 3 è il numero dei lati di un triangolo. Il triangolo è il simbolo degli illuminati. La parola triangolo termina in olo, proprio come il nome Paolo. Paolo Brosio è pertanto un illuminato. Proviamo a leggere Paolo Brosio al contrario. Oisor Boloap. È un chiaro riferimento all'Isis. L'Isis vuole andare a comandare. La canzone Andiamo a comandare di Fabio Rovazzi è stata rilasciata 9 mesi fa. Se capovolgiamo il numero 9, otteniamo 6. 6 è il numero dei 7 nani meno 1. Il boss dei 7 nani è Biancaneve. Neve. In Germania nevica molto. Hitler viveva in Germania. Hitler era razzista, proprio come Donald Trump. Donald. McDonald. McDonald è conosciuto in tutto il mondo. I messicani mangiano il McDonald. I messicani sono anche musicisti. Molti musicisti muoiono a 27 anni. Se dividiamo 27 per il numero dei lati di un triangolo, otteniamo 9. La radice quadrata di 9 è 3. In matematica, il numero 3 equivale al cubo. Il termine cubo è composto da 4 lettere e 2 sillabe. Sommando tali numeri, otteniamo nuovamente 6. I nostri nonni ci insegnano che non c'è 2 senza 3. Accanto al nostro 6 ci sono pertanto altri 2 6. 6, 6, 6. È il numero del diavolo. Con il termine diavolo si può anche intendere un arnese a foggia rimbuto rovesciato. Foggia. Foggia si trova nei pressi di Napoli. Napoli è il capoluogo della Campania. La Campania è situata sopra Reggio Calabria. Reggio, Reggio Emilia. Ferrara si trova in Reggio Emilia. A Ferrara è nato Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi pronuncia spesso la parola capra. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Crepa assomiglia molto a crepe. Dunque Vittorio Sgarbi ha inventato le crepe. Vittorio Sgarbi è francese. Spero di avervi aperto gli occhi e chiarito molte idee con questo video.